Buongiorno, donna Rosa. Buongiorno. Avete riposato bene? Sì. Allora io vado in città. Avete ordini per me? Un momento. Dai questa lettera all'avvocato Vianisi. Ti consegnerà qualcosa. E dopo vai a prendere sciallacca. Cercate di essere puntuali per il pranzo. Per il pranzo? Io vado. Avanti, alzati, Ninnuzzo. Ma cosa stai facendo? Non sono la statua di Santa Rosalia. Su, alzati. Per me voi siete una santa, donna Rosa. Senza di voi avrei passato tutta la vita in quell'orribile prigione. Io mi sono chiesta cosa avrebbe fatto il tuo padrone in una simile circostanza. L'assassino era dietro il muro e me lo sono lasciato sfuggire. Lo so che non mi perdonerete mai. Alzati. Non te ne fare una croce di questa storia. Vedrai, noi ci riusciremo a fargliela pagare a quegli assassini. Come sei sciupato, Ninnuzzo. E che barba lunga hai, ti fa sembrare molto più vecchio. Dovresti farti un bagno, puzzi. Vincenzo, prepara una tinozza di acqua calda per Nino. Subito. E brucia i suoi vestiti sporchi. E dagli l'abito grigio del padrone. No. Gli abiti del povero Don Antonio, no? Sarebbe un sacrilegio per me. Soltanto per oggi. Domani faremo delle spese a Palermo. Vi prego, non dovete disturbarvi, donna Rosa. Non è un disturbo, il mio. È un piacere.